Molestie sessuali a una giovane disabile che viaggiava su un bus di linea nel Canturino. Il presunto responsabile, un giardiniere egiziano di 42 anni, residente ad Alzate Brianza, è stato arrestato dai carabinieri appostati alla fermata dell'autobus dopo la denuncia e la richiesta di intervento dell'autista e di altri passeggeri. Attorno alle 11 di ieri mattina, in base alle prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata avvicinata sull'autobus dall'uomo che non conosceva. Questi avrebbe insistito per mostrare alla giovane un video hard sul cellulare. Al rifiuto della donna, l'uomo avrebbe iniziato a molestarla e palpeggiarla. Alcuni passeggeri che viaggiavano sullo stesso autobus hanno notato quello che stava accadendo e hanno subito avvisato l'autista. Il conducente ha contattato il 112 e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri, raccolta la denuncia, si sono appostati a una delle fermate che l'autobus avrebbe raggiunto da lì a poco. I militari dell'arma hanno quindi fatto scendere il sospettato, che è stato identificato e poi, dopo i necessari accertamenti, arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, 42 anni, residente ad Alzate, è stato trasferito in carcere al Bassone in attesa dell'interrogatorio del giudice delle indagini preliminari. La vittima è stata subito assistita e fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche.